Al di là del bellissimo posto, in questo verde, e posto di rimanere sempre chiusi dentro il palazzetto in ufficio a vedere partite, ci dà un po' d'aria da respirare, però è bello queste manifestazioni fatte dai tifosi, dove si valorizza il basket, si valorizza lo stare insieme, si crea un rapporto tra la città, tra i tifosi e noi che siamo nuovi, quindi noi della squadra, per poterci integrare al meglio. E ci fa tantissimo piacere essere qui, almeno come presenza, e speriamo di seguirlo anche domani e dopodomani. Stiamo cercando, come si è detto in conferenza stampa e in altre occasioni, di poter aprire la squadra alla città, perché alla fine è la squadra della città, per coloro che sono i tifosi, con i nostri tifosi, cercano in tutti i modi, sono stati molto accoglienti per farsi sentire come a casa, e queste manifestazioni di stare insieme, nel condividere delle cose al di là del palazzetto, aiutano sicuramente questo momento di aggregazione per potersi conoscere meglio. Coach, domani il primo allenamento ufficiale, si attende soltanto la definizione di queste due ali grandi per chiudere davvero il roster? Sì, mancano due ali, i due numeri 4. Oggi, domani e dopodomani cercheremo di mettere un po' di chiudere un po' questa squadra. Iniziamo un pochino in ritardo, iniziamo con qualche defezione, aspettiamo Riccardo Cervi dalla nazionale, aspettiamo poi Blooms che farà gli europei, e insomma con grande lavoro, con grande anche spirito di unione tra me, Nicola, Max, Gianluca e chiaramente poi la dirigenza con Gian Andrea De Cesare. Credo che abbiamo recuperato un po' il tempo che all'inizio sembrava veramente così che mancasse.